Hey, come state? Come va la vostra esistenza? Minecraft ma spawno nel Nether. È possibile completare Minecraft nascendo per la prima volta nel Nether? Il Nether è formato da diversi biomi. Alcuni presentano risorse importanti, mentre altri sono biomi veramente insidiosi. Il mio obiettivo era quello di finire Minecraft spawnando nel Nether senza morire. Mi sono dato solo 3 tentativi per completare questa sfida. In caso avessi perso, avrei dovuto fare una delle punizioni scelte con la mia chat. Comunque, siamo quasi arrivati ai 2000 iscritti. No, scherzo, ci siamo già arrivati. Ho sbagliato. Vabbè, insomma, iscriviti al canale. Lascia un like, mi raccomando, è molto importante per me. E mi viene da star. Hey, seguitemi su Instagram. Lì pubblico un sacco di aggiornamenti riguardo al canale, riguardo un sacco di cose che sto facendo. Quindi, appunto, seguitemi lì. Vi lascio al video. Enjoy. Primo tentativo Minecraft, ma spawno nel Nether. Sono spawnato nel basalto. Quindi là vedo la soul sand e già quello è un altro passo avanti, almeno rispetto al basalto. Ma forse di là c'è un altro bioma migliore, quindi non è un così cattivo inizio. Ora, dato che sono già nel basalto, devo fare un po' di parkour senza oggetti, cercando di non cadere nella lava, di non prendere danno di nessun tipo. Ho già visto una gran cosa. Funghi. Funghi rossi. Funghi marroni significa cibo. Il problema è che per craftarmi la zuppetta di funghi mi servirebbe il legno, e invece il legno ancora non l'ho visto. Più che altro, raga, non mi ispira troppo, perché mi sembra tutto completamente chiuso. Cioè, mi sembra che ci siano i muri chiusi dappertutto, quindi è un bel casino se è tutto chiuso. Dimmi che è aperto. Ok, non mi aspettavo di trovarla subito qua, una fortezza proprio al mio spawn. Il problema è che non mi serve, cioè proprio non mi serve. È una cosa che avrei dovuto trovare molto dopo. Questo inizio non lo vedo bene. Questo inizio non lo vedo minimamente bene. Se anche solo ci fosse un albero di qualche tipo. C'è zero alberi proprio. Un'altra cosa che mi servirebbe un sacco è, raga, un bastione. Posso trovare picconi già fatti, cibo, ferro. Ho finito la possibilità di correre perché ho finito il cibo, non me ne ero accorto. Infatti mi sembrava di andare troppo lento, anche se ero nella soul sand. Raga, questo primo tentativo lo vedo proprio male, molto molto male. Però aspetta, lì c'è il bioma, quello è legno. Però come cavolo ci arrivo io di là? Riesco a farti finire giù? Ah, non sei caduto. Giù. Giù. Ti odio. Brucia e muori, per favore. Se riesco a ribaltarla, raga, sono veramente un epic gamer. Oh, 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 ok, forse qua è aperto. Qua sotto è aperto. Perfetto, un po' di parkour. E dovrei riuscire a ribaltare le sorti momentanee di questo primo tentativo. Dai, easy. Faccio subito delle zuppette di funghi e posso tornare a correre e a rigenerare. Mi è appena venuta in mente una cosa, raga. Ma io, col piccone in legno, posso scavare quest'oro? Posso, allora significa che posso anche craftarmi un pezzo di armatura in oro, in modo che quando croccio i piglin non si arrabbino con me. Ottimo anche questa cosa. Quindi crafto dei piedini in oro. Potrei anche provare a pensare di rischiarmela andando in una fortezza, tecnicamente. Però non so se voglio. E se provassi ad andare nella fortezza, raga? Perché nella fortezza comunque posso trovare ferro, magari anche dell'oro, cose che mi permettono di muovermi più velocemente. Cioè, perché adesso, raga, per ogni movimento devo scavare col piccone in legno. Guardate quanto sono lento, mamma mia. Perché ultimamente sto trovando sempre questi pilastri delle fortezze che sono veramente capolavori ingegneristici? Non so, potrei provare a rischiarmela. Oh, qua c'è già una cesta. Senza nessuno a proteggerla. Un acciarino. Ok, qua è tutto vuoto. Ossidiana, la prendo, comoda. L'ossidiana che mi servirà per tornare nell'overworld, per andare alla stronghold. Quindi abbastanza comoda e utile. Oh, 3 diamanti e 2 di oro. Posso farmi un piccone in diamante. Allora faccio subito piccone in diamante. Ok, mi piacerebbe adesso trovare anche qualcosa per rendere la mia accetta più veloce. Perché avere un'accetta in legno. Cioè, non ho neanche uno scudo. Se trovo... Ah, tu non puoi passare, vero? Ok, no. Un altro diamante, ok, posso farmi una pala, volendo, me la faccio. Poi posso anche pensare di provare ad affrontare i blaze. Un altro pezzo di armatura, però belle ste casse, devo dire, molto belle. Altri due, no, se mi fossi tenuto quello di prima avrei potuto fare un'accetta, lo sapevo. Oh, mamma mia, raga, ma che cosa sono queste ceste della fortezza? Cioè, ma è qualcosa di incredibile. Sono le ceste della fortezza più sgravate che io abbia mai trovato, veramente. Accetta in diamante, piccone in diamante, palla in diamante. Raga, zappa, la faccio. Facciamo anche la zappa per il meme. Cioè, è veramente assurdo. Scusate, interrompo un attimo il video. Vediamo quanta gente è arrivata a questo punto del video. Se siete arrivati qui, commentate con diamanti, dal momento che ne ho trovati veramente troppi. Ok, vi lascio al video. Questa l'ho già presa? No, 2 di ferro, ok, posso farmi lo scudo. Mi sa che affronto la fortezza così, con il cibo che ho, con lo scudo e con l'accetta in diamante. Bellissime casse della fortezza. A parte che è la fortezza con più casse che io abbia mai visto. Però vabbè, cioè veramente... Ah, madonna mia, che infarto. Iniziamo ad affrontare i blaze. Sparate tutti e 3. 1, 2 e 3. Ok, morto.
Ok, morti tutti e tre. Perché ci sono dei blaze laggiù? Copro, che questi poi mi colpiscono alle spalle e muoio in questi modi di solito. L'accetta di diamante fa il suo lavoro, si ricarica veramente in mezzo secondo, quindi è comodissimo. Con 6 di ferro invece posso farmi un secchio con 6 di ferro, ora che ci penso. Ok, quante siamo? 4 blaze rod. Ok, droppamela anche tu. Niente, se no andavo via. Ok, io vado via. 8 blaze rod. Ciao. Adesso usciamo da questa fortezza e andiamo alla ricerca di un bastione. Bello che dallo spawn iniziale sembrava veramente uno schifo, perché raga, basalto più soul sand, i due biomi peggiori che non volevo. Ma sto veramente avendo una fortuna esagerata. Poteva andarmi molto molto peggio questo primo tentativo. Ora, mio compito è non buttare questa fortuna. Allora, siamo nel bastione. Ora, io l'armatura in oro ce l'ho, quindi i piglin normali mi vogliono bene. Qua ci sono 3 piglin che già sono un po'. Ho dell'oro io, ho dell'oro, li posso attirare. Quindi, opla. L'hai visto? Nessuno l'ha visto. Ok, tu l'hai visto, bravo. Dai, uno ce l'ha fatta, dentro. Grazie, troppo bravi. Poi prendo l'oro cautamente, perché sono nel basalto e l'oro è in mezzo al basalto. Qua i pigri non sono neanche arrabbiati, no? A posto, non sono neanche arrabbiati. Quindi scambiamo con voi. Forza. Io, mentre loro scambiano, vorrei andare dall'altra parte a prendere l'oro, che, cioè le ceste che stanno dall'altra parte in realtà. Là ci sono addirittura 3 casse, le vedo pure da qua. Ok, carote d'oro. Looting 1, ma dai, non mi serve più. Andiamo a scambiare l'oro con gli amici Fritz qua giù, che spero mi abbiano dato delle enderpearl. No, non mi hanno dato enderpearl. Rapina. Allora, almeno ho 17 di ossidiana, quindi significa che posso tornare nell'overworld volendo. Ho anche una spada con looting, quindi volendo posso provare ad ammazzare degli enderman. Tanto vale provare a usarla. Eccolo lì il bioma degli enderman che cercavo. Vieni. Vieni qui. E poi 5. Ok, funziona. Ne ho già visto un altro. Let's go. Ok, grazie. Vieni. Sì. Sì. Olè. Oh, 15. Oh, questo me ne ha droppate 3, tipo. Va bene, raga, possiamo uscire dal Nether, direi. Acciarino alla mano e si vola. Almeno fuori dal Nether ci siamo arrivati. Oddio. Che bello l'overworld. Com'è bello tornare a vedere del verde. Siamo al primo tentativo su 3 e per ora sta andando veramente veramente bene. Ora, come battere il drago? Ho abbastanza frecce, a voglia, se ne ho abbastanza. Ho abbastanza cibo, a voglia, ne ho abbastanza. Possiamo andare e facciamo i nostri occhi dell'end. Quindi olè. Facciamo e lanciamo il nostro occhio che va in quella direzione. Quindi vabbè, proviamo ad andare in quella direzione a seguire l'occhio. Annie, ricordati di levare l'acqua dal secchio e di mettere la lava. Vero, molto vero. Dove sono i miei occhi? Sbaglio, ho cambiato un sacco di direzione. Ok, trovato. È qui sotto, sotto questo albero. Se tutto va bene, questa challenge la completerò in un tentativo e forse anche in meno di un'ora o quasi. Quindi niente male, devo dire. Nonostante il bruttissimo inizio, perché l'inizio è stato veramente obbrobrioso. Eccola qua, trovata la stronghold. E ora arriva la parte finale. Concentrazione, perché non voglio perderla adesso. Non voglio perderla alla fine. E si va. Troviamo la stanza del portale e diamoci da fare. Allora, innanzitutto qua giù già sembra che ci sia un tris di scheletri, che io chiuderò di qua perché non ci voglia di averci a che fare. Oh beh, una chestplate in ferro, diciamo che non la schifo, piuttosto che la mia chestplate in oro. Che poi mi danno anche... Oh, eccola, trovata! Trovata la stanza del portale, aia! Ok, chiusi anche i silverfish. E signori, completare Minecraft ma inizio nel Nether. Si va, piccolo lag. E si va. Si vola. Allora... Distruggo quella torre lì? No, non è vero, l'ho mirato malissimo. Mi laggano un po' le frecce, tipo. Non ci sono tantissimi Enderman da guardare negli occhi, quindi questa è una cosa positiva. Io proverò a guardarne il meno possibile. Ok, ho distrutto anche quella torre. Il drago mi spara, ho distrutto anche quella torre. Intanto prendiamo quella là che è più bassa. Ok, presa. Presa anche quella lì, addirittura con questo shot completamente casuale. Ok, distrutta anche questa. Il drago intanto scende. Vai. Si danno i colpi al drago, ma si danno i colpi con l'arma giusta, si danno. Raga, gli Enderman sono l'unica cosa che mi mette veramente ansia, devo essere onesto. Perché gira sempre in tondo? Ok. Poi il drago viene qua davanti a me. Bella tua testa qui. E signori, con la zappa del potere... Completare Minecraft ma spawno nel Nether. Molto, molto semplice. Ebbene sì, con una buona dose di fortuna sono riuscito a completare questa sfida abbastanza facilmente. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like e un commento. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. Bye bye.